Prima di cominciare, ti invito a scaricare OneFootball, quella che a mio modo di vedere è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio. Link in descrizione, scaricatela se volete, le migliori news sempre. In Spagna stanno succedendo un po' di cosette carine, ragazzi. Sto parlando di Gareth Bale, che molto probabilmente se ne andrà da Madrid. Attenzione, perché questo è quello che vorrebbe il Real Madrid, ma non è quello che vorrebbe Gareth Bale, che ha già detto che lui potrebbe tranquillamente rimanere a Madrid per giocare a golf. Attenzione, prendiamo un attimo tutto il cerchio. Allora, qua io vado a leggere anche qualcosa. Nel Real Madrid si prepara una vera e propria rivoluzione, bla bla bla. Gareth Bale non rientra nei piani di Zinedine Zidane. Zidane ha già detto che aveva chiesto la sua cessione nel 2018. Non è partito, anche perché poi Zidane se n'è andato. E lui sta prendendo 17 milioni l'anno. Bale prende 17 milioni l'anno e li prenderà per altri 2 anni o 3 anni, fino al 2022. 18, prenderà 19, 20, 20, 21, 21, 22, 3 anni, prenderà 17 milioni l'anno. Ora, qual è il discorso? Che Gareth Bale vuole ovviamente giocare, lo ha fatto presente più volte e c'è stato un litigio parecchio grosso tra le due parti, anche perché Zidane ha proprio detto in conferenza stampa che se ci fosse stato un quarto cambio comunque io Bale non l'avrei messo, proprio a dargli la frecciatina del tipo stai là, fai come ti pare, ma tanto con me non giochi, ok? Bale, ragazzi, ha risposto in modo molto carino, io se lo trovo ve lo vado a leggere, ha detto: ho ancora 3 anni di contratto. Se vogliono che me ne vada, devono pagarmi 17 milioni netti a stagione, altrimenti resto qua, anche giocando a golf. Cioè, ragazzi, qua veramente si tratta di un braccio di ferro pazzesco. Da una parte c'è Bale che, ok, magari voi direte, ma perché deve andarsi a rovinare? Non si rovina Bale. Comunque l'europeo con il Galles, le qualificazioni e un probabile europeo lo fa. Perché lo fa? Perché, ragazzi, è Bale. Quindi Bale che non gioca comunque viene convocato all'europeo dal Galles. Sta guadagnando soldi su soldi, si allena con i campioni. Sì, ok, potrebbe fare la differenza nelle altre squadre, questo senza alcun dubbio. Cioè, se tipo dovesse andare per dire che so, sparo un nome al Milan o all'Inter, in Italia farebbe la differenza, ma anche alla Juventus in Italia farebbe la differenza, ma anche tipo allo United in Italia farebbe la differenza. O tornare al Tottenham, che magari il Tottenham vince la Champions e se lo riprende, farebbe la differenza. Però ci sono momenti in cui l'orgoglio supera l'ambizione, che a me non tocca in realtà, perché io come persona sono, cioè io sono una persona che vede prima l'ambizione e poi l'orgoglio. Cioè, io sono capace di apparare l'orgoglio, diciamo, metterlo un attimo da parte, se comunque questo mi permette, se non vuol dire che tipo utilizzo la gente, attenzione, intendo che non è che tipo quello lì mi tratta male, io preferisco levarmelo dal cazzo, non parlare più e pensare a me piuttosto che per fare un dispetto a lui. Pagare io, ok? Quindi dico, per fare un dispetto a lui, io ci perdo. No, io penso a me, ok? Quindi io fossi in Bale andrei via. Però, ragazzi, si sta scatenando veramente un putiferio, anzi un puttiferio, come diceva Bonetti. Vabbè, comunque si sta veramente, ragazzi, creando un putiferio. Lui, Bale, non si muove, lo ha detto. Se il Real vuole che me ne vada, deve pagarmi tutti e 3 gli anni che rimangono. Sono una bordata di soldi, ragazzi. Sono tipo 50. Quanti so? 50. 51 milioni di euro, sono tantissimi. 51 così bam sul piatto per mandarlo via. A questo punto il Real Madrid perché dovrebbe mandarlo via se comunque deve dei soldi che gli darebbe in 3 anni? A questo punto se lo tiene. E quindi Bale rimane a giocare a golf. Già lo ha detto. Zidane non lo può vedere. Si parla di uno dei giocatori più forti al mondo. Che vi piaccia o no, che vogliate definirlo tale o no, Gareth Bale in questo momento, Gareth Bale in generale, non in questo momento, è uno dei calciatori più forti del mondo. Uno dei 20 calciatori più forti al mondo. E si rischia di vederlo fisso in tribuna per 3 anni. Carriera ovviamente rovinata, perché in questo momento vado a cercare Bale per esserne sicuro, anche se comunque più o meno lo so. Sì, c'ha 29 anni, ne deve fare 30, ne farà 30 a luglio, quindi finirebbe praticamente la carriera a Madrid a fare tribuna. Non so come andrà questa storia, probabilmente starà aspettando la grande squadra, ma la grande, grande squadra che lo riempa di soldi, che ne dia tipo 20 l'anno e che comunque 17 quelli che prende a Madrid e che gli faccia dire bene, sai che c'è quasi quasi soldi per soldi, ok, non faccio un dispetto a loro, però me ne vado a giocare e magari provo a vincere la Champions, se li becco gli faccio la capoccia tanta. Però squadre che comunque ti possono dare 17 milioni all'anno, Bale a 30 anni, chi sono? La Juventus forse, poi il City e
Il Paris Saint-Germain, forse lo United, se proprio decide di farlo. Lo United può, ma deve decidere di farlo. Squadre come il Chelsea, l'Arsenal, il Liverpool non lo fanno. Hanno un progetto un po' più delineato. Il Tottenham non lo fa. 17 milioni non te li dà. In Italia manca scherzare. L'Inter non te li dà, il Milan non te li dà. Quell'altro, Roma e Napoli, lasciamo stare. Non tirano fuori uno spiccio manco per sbaglio. Comunque sta succedendo di tutto, sta succedendo veramente di tutto, ragazzi, è pazzesco quello che sta accadendo, è pazzesco. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi, mi raccomando, al canale se ancora non l'avete fatto, vi invito a lasciare un mi piace, come sempre un dislike. Grazie a tutti per questo video, buon ciao, allenatevi come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.